Allora, bentornati, bentornati dalle vacanze, bentornati, avete una bella abbronzatura selvaggia, sì? Siete fatti un bel periodo di riposetto prima che arrivi questo autunno che si preannuncia a dir poco catastrofico, una cosa epica. Comunque, parliamo di cose divertenti perché quelle brutte ce le raccontano tutti i giorni per mille volte. Qui accanto a me, vedete questo losco figuro, è il ben noto Francesco Priori, che è il secondo priore, vi ricordate? C'è priore 1, priore 2, Ricordiamoci. i due priori, la farina due priori, la biga due priori, tutte queste doppia priorità. Mo, perché lui è qui? Perché l'ho invitato apertamente, proprio in maniera piuttosto cogente, perché volevo che fosse presente alla fase in cui di una puntata di queste nostre dirette, in cui parliamo delle bighe e in particolare della Biga Fast, che è questa biga che sta avendo un discreto successo, devo dire la verità, non mi aspettavo tanta partecipazione, insomma, devo dire che ha colto nel segno il buon Francesco. E quindi volevo che fosse presente, che partecipasse, raccontasse un po' il bi e il ba di questa ricettona all'interno di una puntata in cui parleremo delle bighe. Perché le bighe? Che non sono le beghe, ma le bighe. Perché? Perché vorrei spiegare un po', fare un punto di chiarezza su una serie di argomenti che invece stanno diventando un po' ingarbugliati e poco chiari, come sempre accade. Allora, numero A, chi ha inventato la biga? E molti stanno usando un nome che finisce in Rilli, e invece non è così. È quella più famosa, la biga di Giorilli. È quella che è stata resa nota dal personaggio Giorilli, che è una persona di altissima levatura, un nostro grande, grande ambasciatore del gusto, della cucina, delle tecniche all'estero, ma anche in Italia. Abbiamo avuto il nostro ospite e firmatario del nostro disciplinare sulla pizza in teglia, quindi è un amico della confraternita, una gran persona, ha partecipato alle convention, insomma, grande, un grande vecchio, grande uomo. Giorilli ha codificato in maniera, con un buon successo di pubblico, è stato il primo a codificare la biga che già esisteva. E già esisteva da molte generazioni, quindi non è che parliamo di un anticipo di un anno o due, la retta prima Ettore, prima Francesco, mezz'ora prima uno, un'ora, un giorno, un mese, un anno prima. No, parliamo la biga di una tecnica che almeno a sentire Simona Lauri, che è un'altra grandissima persona, che è tecnico della panificazione, ebbene, Simona Lauri ha ben spiegato che già suo nonno faceva la biga quando era al suo tempo, e anche il padre prima di lui. Quindi parliamo di qualcosa, di una tecnica che si è sedimentata negli anni. La stessa Simona Lauri dice che non c'è un vero padre della biga, ma che si tratta di una di quelle invenzioni, come dire, comuni, che hanno, diciamo, hanno creato qualcosa che poi si è sedimentata nel tempo e che poi Giorilli ha reso in qualche modo, codificandola, in qualche modo famosa. Parliamo adesso di questa. Giorilli ha codificato la biga partendo da una sua esigenza. Giorilli è un panificatore ed è un grande tecnico che si occupa di panificazione, cioè di attività dei panifici, con tutto quello che consegue a queste considerazioni. Quindi Giorilli, quando ha fatto la sua biga, Giorilli, che ha codificato i tempi, le temperature, il lievito e tutto, ha stabilito queste, diciamo, caratteristiche sulla base delle esigenze del suo pubblico di riferimento, che è il panificatore, il panettiere. È a lui che Giorilli si rivolge e si riferisce, è a lui che guarda quando dice meglio fare la biga con 18 ore a 18 gradi. E la biga, Giorilli, è 18 ore, 18, 17, 18 gradi, si può allungare qualche ora, e con l'1% di lievito rispetto alla farina, che è tanta roba. Però la temperatura bassa, la scarsa idratazione, porta l'idratazione, non l'ho detto, il 45% rispetto alla farina. La scarsa idratazione e la temperatura bassa sotto controllo continuo portano a uno sviluppo in termini di volume, quindi di lievitazione in senso stretto, quasi vicino allo zero, mentre si attivano moltissimo gli enzimi e un moltiplicarsi dei lieviti del Saccharomyces che è stato inoculato all'interno della nostra biga, e che quindi si va a moltiplicare formando poi una massa lievitante molto forte. Ecco il motivo per cui questi bombi di volume che vengono a esplodere grazie alla biga, perché effettivamente questo aumento di potere lievitante della massa è dovuto alla lunga
permanenza, questa tecnica che sviluppa al massimo l'effetto lievitante della biga. Quali sono gli aspetti positivi? E gli aspetti positivi sono quelli noti ormai a tutti quelli che si occupano un po' di pizza in teglia, perché è lì che si usa moltissimo, oppure di alcune tipologie di pane, tipo pane ciabatta o tipo pane Sì. rosetta, per esempio, quella addirittura è soffiata, che è qualcosa ancora un livello un pochino in più, ma sono tutte tipologie di prodotto che hanno in comune un'alveolatura molto ampia. Quindi quando abbiamo tanti alveoli belli, grossi, che danno soddisfazione, quelli che ormai piacciono un po' a tutti, no? Quelli che ormai tutti ricercano dappertutto, ecco che la strada maestra passa tramite la biga, attraverso la biga. Però, fatta questa premessa, e su questo mi chiedo il conforto di Francesco, perché lui è arrivato al mondo della panificazione attraverso una serie di step che lo hanno portato anche a frequentare dei corsi tecnici con persone di grande levatura, quale lo stesso Bonci, che gli hanno dato degli input che gli hanno fatto aprire un po' gli occhi, e da cui poi è derivata questa sua strada per la biga fast. Però fondamentalmente, oltre alla biga Giorilli, di bighe, questo è il messaggio che vi deve arrivare, ne esistono centinaia. Noi sul nostro forum abbiamo avuto un certo Soundgarden che ci ha proposto la sua biga, che a lui ha battezzato biga falsata, figlia di un corso che aveva fatto. E questa biga falsata effettivamente era molto comoda, perché non aveva le 18 ore a 18 gradi. Ragazzi, 18 ore a 18 gradi è un disastro, perché l'estate voi non panificate, non potete fare la biga, a meno che non abbiate una macchina abbastanza costosa, che può essere o il fermabiga o una di quelle cantinette, no? Che ormai un po' in tanti stiamo acquistando come Non per il gadget, vino. non per il vino, purtroppo, Siamo strani, ma per compriamo questi le cantinette benedetti del vino. lieviti, i nostri lieviti, i nostri lieviti. Anche nel vino ci sono, ma noi li usiamo per altre cose. Comunque, fondamentalmente esistono tante bighe. Soundgarden si è fatto la sua, poi ne parleremo della sua, che porta un beneficio. Non richiede più la temperatura controllata 17 gradi o 18 gradi per 18 ore, ma richiede un'ora a temperatura ambiente, 13 ore o 17 ore addirittura, a temperatura controllata, quindi frigorifero 4 gradi, e poi un'altra ora a temperatura ambiente. L'insieme di tutte queste cose, unite a un lievito in quantità un po' ridotta, perché parliamo dello 0,2% invece del classico 1%, vi dà una biga pari formazione rispetto a quella della biga Giorilli, che vi ripeto non è la biga fra virgolette originale, perché Giorilli di originale in questa biga non ci ha messo niente, ha codificato quello che altri già facevano, eh? Beh, sempre col massimo rispetto alla faccia Shogun. al povero Giorilli, che sicuramente merita tutto il nostro rispetto in abbondanza, proprio perché lui è quello che ci ha guidato e introdotti a questo bellissimo mondo. Ora però io chiedo a Francesco, Ma parlato, sì, lui ha parlato della biga Giorilli, parlato della biga Soundgarden o biga falsata, parliamo adesso della biga fast, che è stata messa a punto, che io ho proposto sul gruppo, che tanti di voi o di noi hanno provato, e quindi sappiamo che ha dei risultati piuttosto importanti. Quindi la prima domanda che faccio a Francesco è: noi siamo passati dalla biga Giorilli 18 ore 18 gradi, lo ripeterò, alla biga fast, che prevede 3 ore, 3 ore e mezza, per essere un po' più tranquilli e garantisti nei confronti della biga, a 28 gradi, quindi un'estate perfetto. Quindi tutti i problemi che avevamo prima con 17 ore a 17 gradi sono scomparsi, sono volatilizzati. La biga non siamo più costretti a farla soltanto in periodo invernale o propizio dal punto di vista climatologico, ma siamo anche in climatico, ma siamo anche in condizioni di poterla fare in piena estate, 28 gradi, in una bomba. Molte più persone hanno una bella cella di lievitazione che si può impostare facilmente a 28 gradi e ottenere una mega Ho il biga o forno con la lucetta accesa. il forno, bravissimo, anche in mancanza di una cella. Quindi la domanda principale che faccio a Francesco è: uno, cosa ti ha spinto a cercare questa ricetta? E due, come te la sei organizzata per arrivare a questo risultato? E mo, Li riempio di chiacchiere. vai, 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 senza pietà, Francesco, vai. Beh, allora, l'esigenza principale era quella di fare la biga
di poter fare la biga, avere tutti i benefici della biga, perché come hai detto te, la biga esplosione, alveoli, i famosi cornicioni a canotto che sono bellissimi, avere la maculatura e tante cose, era Ma l'obiettivo. anche profumi e sapori Profumi e classici sapori, della anche biga. se nella napoletana sono meno importanti di una buona pizzintiglia, però anche la napoletana ha il suo cornicione che uno deve assaporare. Beh, tutto è partito da usare la biga, avere i benefici della biga, ma farla d'estate, perché d'estate è un problema grosso. 20, lui parla di 28, io ho anche 30 gradi, ed era un delirio. La biga, io ogni volta che finito aprile, che a casa non è, fino ad aprile ho più o meno 18-20 gradi, e poi con 18-20 gradi fai la regola del 55, calcola, oddio, ma va bene la regola 55, ma sono 5 quant'è? Sono 18 reali, sono 20 reali. È stato sempre un Facciamo delirio. una breve pausa per spiegare che cos'è la regola del 55. Giorilli si era anche posto il problema di come fare per affrontare una maturazione della biga, perché questa è maturazione, vi ricordo, non è lievitazione, per 18 ore se non si hanno i 18 gradi. Allora, se se ne hanno qualcuno in più, per esempio 20 gradi, diceva Giorilli, che fate? Non la fate la biga la dovete fare. Ragazzi, apro un'altra parentesi. La biga è fondamentale. Tutti i panettieri, tutti i pizzaioli ormai a casa, nel loro laboratorio, hanno sempre pronta una biga. Perché una volta che la biga è pronta, per passare dalla biga al prodotto finito, 3 ore ci riesco. Loro arrivano alle 5 di Anche sera, meno. alle 5, anche me, alle 6, alle 5, alle 6, loro in 2 o 3 ore tirano fuori i risultati. E questa è una grandissima innovazione, perché tutta la prematurazione della biga si trasferisce poi nel prodotto finale. Quindi avere un prodotto così elastico, applicabile a tutte le circostanze, così comodo, comodo per la sua, perché poi vedrete la biga, io ho fatto anche dei video, ma insomma non ce ne sarebbe neanche bisogno. La biga si prepara in 1 minuto, 2, 3 massimo, quando hai un bel mazzo di bighe da fare e va bene, ma se no tu in 1 minuto, 2 minuti la prepari, è velocissima, prepari, chiudi e metti via, o a temperatura controllata, 17 gradi, oppure in alternativa, Il consiglio Giorilli, furbo. bravo, il consiglio furbo, Mi piace, no? io faccio cucina. Grazie. Vabbè, detto questo, che cosa si può fare in alternativa alla cella? Chi non ha la cella, chi non ha la temperatura, ma ha qualche grado in più? Utilizzo una regola creata da Giorilli, che è la regola del 55, ve la ricordo un po', per sapere come fare, per quale temperatura deve avere l'acqua da utilizzare nella ricetta della biga. Si parte da un principio generale. Se la temperatura ambiente aumenta, io abbasso in corrispondenza la temperatura dell'acqua. Quindi questo è il gioco. Più si alza la temperatura ambiente, più abbasso la temperatura dell'acqua per compensare l'aumento della temperatura ambiente. E quindi qual è la regola? A che temperatura devo mettere l'acqua nella mia biga? Prendo la temperatura ambiente, la sommo con la temperatura della farina e ho il risultato a cui tolgo 55, e quella è la temperatura dell'acqua da utilizzare. Quindi noi abbiamo la regola del 55 che viene incontro a questa differenza di temperatura rispetto ai 18 gradi. Però questa va bene quando le differenze sono minime. Se io non ho 18 gradi in ambiente, ma ne ho 20, 2 gradi di temperatura non è un problema, la regola del 55 viene incontro alla perfezione. Ma se il delta, cioè la differenza di temperatura ambiente, è molto alta, allora la regola del 55 non ce la fa più. Vi anticipo, l'ho fatta in condizioni in cui intorno ai 25 gradi già era difficile che la biga restasse alla maturazione, al grado di maturazione giusta. Quindi si trovava in una situazione in cui la maturazione non era quella ottimale, ma andava in sovramaturazione, diventava leggermente acidula, poco piacevole, quindi un grande dispendio di lavoro e cattivo risultato. Vedo Rita che fa delle espressioni. No, perché col cellulare è un pochino più difficile. C'è Rachele che chiede, ma vanno bene i termometri cinesi per misurare la temperatura ambiente? Cinesi, Sì. quasi, credo che siano quasi tutti cinesi ormai i termometri, non c'è più niente che di cinese non sia, ma salvo pochi casi, sì, vanno Anche bene. perché 28 gradi sono un po' indicativi. Esatto, Io quindi. utilizzo uno strumento potentissimo che anche l'ho fatto, lo senti, l'annusi,
inizi a sentire il lattico e ti rendi conto che la biga comunque procede, sta arrivando, a un certo punto la devi tirar via. Questa è un'altra cosa importante da dire a proposito della biga. La biga ha la peculiarità di svilupparsi con un inoculo di Saccharomyces, quindi parliamo di lievito di birra, lievitazione alcolica. Vi ricordate, abbiamo parlato di lievitazione, lievito di birra, lievitazione alcolica, birra, alcol, è facile da ricordare. Invece la biga, per misteri che ancora io non sono riuscito a svelare, vi confesso che l'ho chiesto anche a professori Guru, universitari e a guru di alto livello, ma nessuno mi ha soddisfatto perché nella guru? risposta. Perché ho chiesto come fosse possibile che in 17 ore si sviluppasse una lievitazione lattica, considerate che per fare un lievito naturale lattico ci vogliono mesi di messa a punto e di rinfreschi, e nessuno ha saputo darmi una risposta bella chiara. Comunque sia, la biga ha in sé anche una quota di lattico. Questo fa sì che è facile identificare il grado di maturazione ottimale della biga. Uno, ve ne accorgete dal cambio repentino del profumo che assume. Si passa dal profumo di acqua e farina, che è quell'odore classico molto banale che voi sentite nei primi momenti in cui impastate, a un profumo molto più complesso, elaborato, un ventaglio, un panel di profumi molto ampio, che è quello ricco, ricchissimo e molto piacevole della biga, che contiene al suo interno anche questo sentore lattico. Quindi, quando noi siamo a utilizzare una biga di tipologia diversa rispetto a quella Giorilli, ci accorgiamo che sta andando bene se arriviamo a quel tipo di profumo. Oltre poi a un altro elemento che è il piaccametro. Il piaccametro è un'altra è un'altra di quelle cose. Le famose cacavelle, cioè quei prodotti che sono assolutamente necessari, perché voi dovete sapere che un pH-metro che viene a costare fra i 100 e i 300 euro, Ma 100 non ce lo compri neanche. viene a costare un boato. Comunque è una di quelle cose che, perché il pH-metro da liquidi costa poco, quello ANNA, che è uno dei prodotti migliori, costa una quarantina d'euro. Ma se voi passate da quello per liquidi a quello per semiliquidi solidi, per esempio per il formaggio o per il lievito naturale, ecco che la sonda viene a costare tantissimo, c'è un sistema di gestione molto complesso, vengono usati dei liquidi di gestione, di conservazione, vengono messi nel cappuccio, è una questione abbastanza complessa e costa un botto. Il pH-metro però ci dà il beneficio di dire, ok, se è arrivato a pH 5,5, che vuol dire buona acidità, perché ricordo il neutro è 7, più si scende più acido, 5,5 già comincia ad essere una buona acidità e quello è il segno che la biga è arrivata alla corretta maturazione. Quindi chi ha il piacametro, oltre al profumo che deve avere quel sentore specifico, sentirà anche, avrà un sostegno ulteriore nel piacametro, gli dirà, guarda, sei arrivato, stai in prossimità, addirittura d'arrivo, puoi considerarti pronto con la biga. Quindi, caro Francesco, tu sei partito da questa esigenza di dire, Scusate, posso dire che sì. c'è una domanda di Andrea Mezza. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Maestro Ettore, la biga si può assaggiare come lievito madre per completare l'analisi organolettica? Sì, l'analisi sensoriale prevede sempre due laboratori, quello del naso e quello della lingua. Sono papille gustative. Ricordo, fra l'altro, che la lingua ha delle zone in cui si percepiscono tipologie diverse del gusto, il dolce, il salato, il piccante, l'amaro. La biga viene percepita soprattutto nella fase posteriore della lingua. Quindi voi dovete in qualche modo lapparla un pochino, purtroppo, se vi va, voi non siete obbligati a fare questa cosa che per A alcuni me non piace solo naso. per alcuni un po' troppo, e vi date un assaggino a questa vostra biga. In alternativa, o comunque in affiancamento, potete fare sicuramente ricorso al laboratorio naso, che è potentissimo e ve lo dice subito. Dopo un po' che provate a fare la differenza fra biga appena impastata e biga sviluppata, sarete in grado di apprezzarla enormemente, con molta rapidità. Capirete immediatamente se la biga si sta avvicinando a quella corretta La correzione fase giusta. oppure ancora non è pronta. Vi accorgerete anche quando va oltre. Sentirete l'acidino perché sentirete subito l'odore che muta e cambia. Possiamo andare avanti o ci sono Sì, no, domande? vai. Ok. Quindi, caro Francesco, hai risolto un problema che è quello della biga in estate. È un problema. Era impossibile farla d'estate, impossibile se non avevi un fermabiga, cioè un attrezzo che costa migliaia d'euro. Non è neanche per i migliaia d'euro, dove metterlo a casa? No, era un dramma.
invece Ci siamo tolti la regola del 55, ragazzi, che la scocciatura mica la poco. Andiamo avanti. niente, ho fatto dei corsi con Bonci e lui durante il corso, tanti anni fa, disse, si fece scappare, perché tutti quanti facciamo, io da amatoriale, poi quando gli fece la domanda, un attimo si stranì, ma io a casa non posso, e dice, Giorini l'ha fatta così e così deve essere usata. Non solo, aggiunse, tutta questa tecnica di Giorini nacque per i panificatori. Per le tempistiche, perché 18 ore a 18 gradi? Perché più o meno il panificio, soprattutto d'inverno, c'ha sempre 18 gradi. E in più c'ha sempre un luogo meno fresco, più fresco, poi col caldo del panificio. E in più 18 ore perché? Perché poi dopo 18 ore passa, quindi la prepara il giorno prima, la sera prima, passano 18 ore, la impasta, lievita e Cuoce. cucina. Nelle altre 6 ore rimanenti, giusto 24 ore, quindi un'impasta al giorno. Beh, allora mi è venuto in mente, fatto un po' ho tirato un po' le somme, ho detto, ma se Giorini l'ha fatta così per i panificatori, ma perché io che non sono un panificatore, io che non ho le celle di lievitazione, io che sto a casa e mi voglio anche sbrigare, perché non sempre ho il tempo, la voglia di fare 18 ore, perché non provare a E fare. che adattamenti hai fatto rispetto alla biga Giorilli? Hai Allora, passato l'idratazione? Hai modificata, ho per alzato esempio? l'idratazione, ho alzato l'idratazione a 50, perché? Perché Dal poi 45 dal 44 originale al 44 a 50, perché idro, ma vediamo qualche informazione tecnica, idro, una maggiore idro, tutta la parte enzimatica lavora più velocemente. Quindi aumento l'idratazione, accelero la maturazione della biga. E questo è stato il primo, perché volevo stringere i tempi. Seconda cosa, perché metterla a 18 gradi? Vediamo che cosa succede mettendola a 28 gradi, 30 gradi, la temperatura ambiente che io ho a casa. Messa a questa temperatura, tutta la parte di fermentazione, quindi la parte enzimatica, ha accelerato e ha sviluppato gli stessi profumi, o quasi gli stessi, vabbè, un parolone, però molto simili della biga di Giorini al naso. Cotta, sapore era più o meno come quella di 18 ore. Allora abbiamo tagliato i tempi. Idro maggiore, quindi acceleriamo. Temperatura maggiore, quindi acceleriamo tutta la maturazione, quindi la parte enzimatica. E niente, è uscita in 3 ore e mezza. E porta risultati analoghi alla biga Eh Giorilli. sì, sviluppo degli alveoli. Abbiamo fatto il pane, abbiamo fatto le ciabatte ieri. Le Rita, pubblicate? allora le Ai ciabatte le ho ai ai. pubblicate sul forum, non le ho ancora pubblicate sul gruppo, lo farò credo stasera. Delle ciabattine carine abbiamo fatto. Ciabattine figlie di una situazione un po' anomala che poi vi racconterò nella pubblicazione del prodotto, perché abbiamo capito anche quali, alcuni passaggi fondamentali. Comunque, tornando a noi, la biga fast, che è questa biga veloce, così chiamata fast proprio perché appunto è molto veloce, ha avuto uno sviluppo nato fondamentalmente per la pizza napoletana. Quindi quella napoletana, fra virgolette, Un fenomeno. contemporanea, la classica contemporanea, cioè quella che sta andando molto forte, piace un po' a tutti. Non che sia migliore o peggiore, per l'amor di Dio, non credo che sia migliore, detto fra di noi. Però sicuramente fa piacere riuscire a fare qualcosa di tecnicamente diverso dal prodotto che noi abbiamo realizzato per tanti giorni nel passato, creare qualcosa di nuovo e comunque positivo. E devo dire che questa napoletana contemporanea porta qualche soluzione di quelle abbastanza importanti, molto piacevoli alla vista. Si Poi svuotano i cornicioni, c'è il cornicioni. famoso cornicione vuoto, alveoli pazzeschi, e friabile, dà tanti benefici. Non solo, sta biga fast abbiamo che la fai a 3 ore e mezza, ma si adatta ai nostri tempi. Quella è la cosa bellissima. Non siamo vincolati alle 18 ore. Io voglio fare una biga più lunga, niente, la faccio maturare a 28 gradi per 2 ore e mezza. La fine della maturazione, che continuerà in frigo perché non arriva a 4 gradi o 7-8 gradi, dipende dal frigo che avete, subito, ma ci mette un po' di tempo. La fine della maturazione la fa in frigo. Quando finisce la maturazione, arriva a 4 gradi, si rallenta tutto. Io posso tenerla per più ore. È una biga polivalente, Questa ossia. la rispiego nuovamente perché è abbastanza importante. Vi stiamo dicendo, ragazzi, che la biga fast è un'opzione, non è una strada obbligata. Voi avete un minimo di 3 ore di formazione della biga. Poi
Dopodiché voi potete allungare questo tempo della biga fino a quello che pare a voi. Prendete la vostra biga a metà della maturazione delle 3 ore o dopo 2/3 delle 3 ore, la prendete, la sparate in frigorifero e in frigo e ce la lasciate fino al giorno dopo. Se voi lo potete fare per esempio la mattina per la sera, nessun problema. Se la fate la sera dopo, la sera prima per mezzogiorno del giorno dopo, nessun problema. Per la sera del giorno dopo, Il frigo nessun rallenta problema. tutto molto. Quindi voi fate sì una ricetta che è la Biga Fast, però poi ve la manipolate, vi attagliate i panni addosso, vi fate l'abitino su misura rispetto a quelle che sono le vostre È esigenze. l'impasto che sta a quello che diciamo noi. Non siamo noi che dobbiamo seguire le ore, la maturazione dell'impasto. Questa è una cosa bellissima, anche perché chi come me lavora e spesso non ha tempo. Quindi, semmai la biga la prepari la mattina, dici a tua moglie, me la metti fra 2 ore in frigo, fra 3 ore in frigo. È bello avere 28 gradi di maturazione. Perché? Perché 28 gradi io ce l'ho sempre, d'estate e d'inverno. D'estate per la necessità che abbiamo con le alte temperature, per i problemi che abbiamo con le alte temperature. D'inverno io ho il forno mio che con la lucetta accesa, aperto con un cucchiaio, perché ci ho messo un termometro dentro di quelli cinesi, come chiedeva il nostro amico, ho visto che con un mestolino sottile dentro, quindi lascio poco lo spessore La fessura, il della forno in fessura, fessura. e c'ho 28 gradi, è meraviglioso d'inverno, nel mio forno a casa, quindi avere 28 gradi è facile. Avere 18 gradi è difficile, uno perché d'estate non li abbiamo, due perché d'inverno, e accendi i termosifoni e vanno a 20. La sera mi scende, io c'ho la cucina che è un po' più fresca, mi scende a 16. Era tutto virtuale, era tutto sempre speriamo che mesce, invece così abbiamo standardizzato e tutto si adatta ai nostri tempi. 2 ore e mezza di maturazione, la metti in frigo, via. Se vuoi, Se vuoi. è Infatti, un'opzione. un attimo solo perché poi vedo pure Paola, quindi la puoi lasciare anche più tempo in frigo. Chiaramente è una cosa che ha catturato Ragazzi, questo è l'attenzione. fondamentale. Allora, la ripeto di nuovo perché è bene chiarirla bene. I sottotitoli sono. Io faccio il sottotitolo. Allora, come sottotitolo sono piuttosto importante, ma comunque. Ragazzi, la biga trova la fast. Trova in 3 ore la sua 3 ore e mezza, tempistica dai. ordinaria, 3 ore e mezza, la sua tempistica ordinaria. Quindi tu la vuoi fare in fretta, 3 ore e mezza, boom boom. La vuoi sviluppare più a lungo, perché fra 3 ore e mezza tu hai altre cose da fare e ti Non serve da per fare. domani, la prendi e la spari in frigo. In frigo fermi la maturazione, anzi fermi Rallenti a quasi la lievitazione, ma piano piano va avanti minimo. ragazzi, ma la ricordate la differenza tra lievitazione e maturazione? Sì, facciamo un breve break, ne parliamo. Ma che li sta riprendendo che non La ti hanno seguito ancora le lezioni precedenti? lievitazione è l'aumento di volume dato dall'attività dei lieviti. Mangiano zuccheri, producono CO2, quella CO2 è gas, viene trattenuto dal glutine e quindi gonfia l'impasto. E quell'aumento di volume, quel gonfiarsi dell'impasto, è tecnicamente chiamato lievitazione. La maturazione non è attività dei lieviti, ma è attività degli enzimi. Gli enzimi sono come delle forbicine, visualizzate in modello Walt Disney, come delle forbicine che camminano all'interno dell'impasto. Qualunque macromolecola trovano, pin pin, la sforbiciano e la riducono a molecola semplice. Per esempio, la proteina del glutine la riducono in aminoacidi, molecole semplici, quindi il glutine si degrada. Per questo il glutine, dopo una settimana che sta il vostro impasto in frigo, vi ritrovate una melma, senza più nessuna capacità di glutine, perché gli enzimi hanno sforbiciato tutto e trasformato tutto in aminoacidi. Al contrario, se vogliamo lavorare sul fronte dell'amido, degli zuccheri, ecco che c'è l'amilasi, che è un altro enzima parente di quello del glutine, che lavora, sminuzza tutte quante le macromolecole dell'amido, le trasforma in zuccheri semplici, eccetera. Quindi l'attività degli enzimi dà luogo alla maturazione, l'attività invece dei lieviti dà luogo alla lievitazione. Sparare in frigo. Se si porta a 4 gradi, tutti i lieviti vanno in sonno, boom, si addormentano clamorosamente, grandiosamente, alla grandi, fanno proprio la vita sulle amache e si addormentano, e tutta l'attività di lievitazione viene fermata. Quella degli enzimi invece prosegue, sia pure più lentamente, ma prosegue. Questo spiega perché si tende a fare gli impasti a 24, 48, 72 ore, perché tu li prendi, li metti in frigo, si ferma la lievitazione. Maturazione con gli enzimi continua un pochino e ti ritrovi un impasto con una maco più semplificata. È tutto lì il giochino, ragazzi, si fanno a 72 ore, perché quando poi vai sul tuo bel social, sul tuo canale della confraternita e fai vedere le tue pizze con una maco molto sviluppata,
ti città spari le pose enzimatica anche. di Tanzimatica, dà luogo anche a profumi, perché A ogni volta profumi che d'impasto. l'enzima rompe una macromolecola, le schegge di questa rottura, immaginate una rottura di un pezzo di vetro, le schegge di quella rottura sono quelle che noi percepiamo sotto forma di odori, quindi per questo è Se importante. posso dirti una cosa, Sì. scusa Rita, ho visto che c'è anche la mano Rita, è il motivo per cui l'abbiamo portata a 28 gradi la Bigapast, perché gli enzimi, quando è freddo, se vogliamo usare proprio termini semplici, quando è freddo rallentano, quando arrivano a temperature più alte, 28 gradi, accelerano. Quindi a portare la biga a posto di 18 gradi, a 28 gradi, tutta la parte enzimatica, le amilasi e le proteasi, partono a manetta e quindi Aiutate dal leggero aumento di idratazione dal 45 a al 50. 50. Allora c'è una domanda, Francesco. Moi? Francesco Gelati, non ci vedo, vabbè. Se ad esempio dopo 2/3 della maturazione a 28 gradi voglio metterla in frigo per circa 12 ore, conviene utilizzare farina più forte di W280 o sempre la stessa? Meglio un po' più forte, quindi tu progressivamente sali dalla 280 e ti avvicini verso la 300. Non è clamorosa la differenza, ma ti sarà poi di aiuto quando dalla biga vorrai trasformare la biga in un impasto. Perché non ci Quando scordiamo che l'80%, perché questa è una ricetta scusa che se ti stiamo interrompo, utilizzando ma noi, e no, no, è giusto, perché questa ricetta che stiamo utilizzando prevede una trasformazione della biga in un impasto all'80%. Quindi se voi fate una biga breve, ecco. Questa è un'altra cosa clamorosamente comoda della Bigafast e io ci tengo a dirla perché poi quando andate a sbatterci contro ve ne rendete conto e l'apprezzate. La biga non dà tempo agli enzimi di degradare la maglia glutinica, il che vuol questo è dire la fondamentale. Bigafast in 3 ore e mezza tu lavori tutto quanto e vai a stendere dopo circa 4-5 ore. In 4-5 ore il tuo impasto resta stabile, non ha tempo di degradarsi. Gli enzimi non riescono a distruggere l'impasto. Avete visto quando voi fate l'impasto che poi vi cola dappertutto, si sgrana, si strappa la maglia dell'impasto, diventa liquido, appiccicoso. Ecco, comunque questa ricetta non accade. Perché, sì, un Sì, attimo solo. fai, fai. Non accade perché ti ritrovi talmente poco tempo che l'impasto resta perfetto. Ragazzi, questa è una cosa Questa è fondamentale. una grande Trovarvi cosa. un impasto che riesce a stendere con facilità è una delle cose più belle di questa ricetta. Trovarvi un impasto che quando fate la biga fast, voi sapete, c'è cioè la fast per la napoletana, la super fast per la teglia, ma vedremo le differenze. Ma la fast, quando andate a stendere la napoletana, trovate un impasto perfetto. L'allargate sulle braccia, sulle mani e voi vedete in trasparenza la struttura della maglia glutinica, di quel velo di pasta. Che meraviglioso, non si strappa. Provate a farlo con il lievito naturale. Io ci ho riprovato perché ho avuto qualche speranza che gestendo il lievito naturale in maniera un po' più scientifica di quella degli ultimi anni, mi potessi ritrovare un lievito naturale che non mangiava l'impasto. Ma che? Se è mangiato l'impasto e se è mangiato il glutine e tutto quanto, ha disintegrato tutto. Quindi, soprattutto se fate lunghe lievitazioni, il degrado della maglia è potente. Invece voi qua avete una maglia poco degradata, facile da gestire, comoda da utilizzare, perfetta in tutte le sue condizioni tecniche e soprattutto quelle meccaniche. Dimmi lì. Allora, vabbè, tra i tanti che l'hanno già provata, c'è qui proprio la testimonianza di Rosario Piazza che dice: devo dire che ho fatto la biga fast ed è venuto un risultato top. Ha cambiato soltanto l'appretto che l'ha fatto tutto in frigo e Sì. gli è piaciuta tanto. Però aspetta un secondo perché ci sono altre Anche cose. questo dobbiamo dire. Puoi inserire il frigo in qualunque fase di questa ricetta. La puoi inserire a livello di biga, la puoi inserire a livello di successivo all'impastamento del secondo impasto. Quindi tu la biga la prepari ora, poi dopo 3 ore e mezza fai il primo impasto, fai il secondo impasto. Poi stagli immediatamente e poi vai in stesura e poi cottura dopo circa 2 ore. Questa fase tu la puoi allungare prendendo e sparando in frigo. Il frigo, ragazzi, è una specie di I pannelli, le palline, metti in detente in frigo. tana salvatutti, capito? Ti ficchi dentro il frigo e sei a posto. Fermi tutti, io sono Io l'ho immune. fatta anche 6-8 ore dopo. Le ho formate, c'avevo fretta, dovevo uscire, messe in frigo, le ho fatte lievitare un'oretta, ma anche meno, 40-50 minuti, quindi la lievitazione è partita, si sono un po' gonfiate, sparate in frigo. Prima che arrivano a 4 gradi, non vi scordate, ci vuole una mezz'oretta, quindi la lievitazione continua, si rallenta piano piano, ma continua. Fino a che, dopo, quando arrivano a 4 gradi,
si frizzano, è brutto dirlo perché ho paura che vengo frainteso, si bloccano. Le palline dopo 8 ore le ho trovate uguali, porca miseria, le ho cotte direttamente fredde. Tirate fuori dal frigo, provate ragazzi. È più difficile spiegarlo che provarlo, è talmente una ricetta Ma veloce. poi pensate alle cose che fate e troverete sicuramente Mi servono a Marchi. la variante utile per venire incontro alle vostre esigenze. Ricordate che il frigo è quello che ha fatto Soundgarden, quel nostro amico, credo che sia anche iscritto al gruppo, oltre che presente nel Non mi forum. ricordo, dovrebbe essere Marco o qualcosa, ma non mi ricordo il cognome. Comunque, lui aveva messo a punto questa biga diversa, questa biga falsata, l'ha chiamata, e partiva tutto intorno, ruotava intorno al frigo. Un'ora a temperatura ambiente, 13, io quello ho modificato, 17 ore di frigo e un'altra ora a temperatura Due ambiente. Quindi ore. potete immaginare, sono 15 o addirittura 19 ore Un'ora prima, complessive solo un'ora di biga. dopo, il tempo in frigo che va a 4 E ore, 2 ore. 2 ore per l'attività vera e propria, cioè una volta sviluppato l'impasto, poi fatto. Vai avanti. Allora, ok, poi c'è Mirella, ho letto la tua domanda, gliela facciamo per ultima, ha detto, così voglio vedere la faccia. Ok, State allora attenti. c'è Matteo che chiede, al contrario, se la temperatura ambiente è più bassa e stiamo intorno ai 22-24 gradi, devo allungare i tempi? No, hai due possibilità. O ti allunghi un pochino i tempi o metti dentro una zona un po' più calda. Per esempio, la zona più calda, come diceva Francesco, è il forno. Metti il forno spento, ragazzi, spento, non facciamo Lucetta cosa. accesa Solo solo. la lucetta accesa, perché la lucetta accesa ha la sua bella spiralina di incandescenza e quindi provoca un po' di calore, riscalda un po' il forno. Ve le ho portate a 28 gradi, controllate che siano i 28 gradi. Se è un po' più caldo, lo aprite e lo mettete in fessura. Se è un po' più freddo, lo aiutate con una bottiglia d'acqua calda e ottenete la vostra cella di lievitazione. Non è cella di fermabiga, ma è lievitazione a 28 gradi a costo praticamente zero. E quindi tu hai doppia scelta: o aumenti i tempi o Pochettino. aumenti la temperatura. Le doppiettino che vuoi aumentare: tempi, temperatura. Io metto una ciotola di acqua calda, come hai detto te, bollente nel forno. Se non riesce a salire di temperatura, Per chiudo lo esempio, se sportello. lo fate a febbraio che fa un freddo pazzesco in una casa poco riscaldata dai termosifoni, chiaramente la soluzione del forno sarà forno chiuso, lucetta accesa. Non basterà una, due bottiglie, tre bottiglie, la ciotola, quello che volete voi, vi aiuteranno a portarvi a 28 gradi. Mettete un termometrino di controllo, date un'occhiata se vi state trattenendo, e fra l'altro i tempi sono così brevi che neanche avete la difficoltà classica della biga Giorilli, che è quella di stare lì a vedere. Ma che starà succedendo? Sono passate 7 ore, 8 ore. Chi ci sta dietro a un impasto 18 ore, ragazzi? Non c'è nessuno che sia dietro a un impasto 18 Temperatura costante a casa. ore. Temperatura costante non esiste. 18, dove ce li Devi hai? avere la cella per forza. Insomma, è Fermabiga, tutto. dice migliaia d'euro. Andiamo Allora, avanti. Sal Pagano, ti dice Ettore, lo sai che assomiglia a Luciano De Crescenzo? No, che bella cosa che mi hai detto, Sal. Grazie, però la barbetta mia è molto più bella. Ecco, Guarda che carina ancora sta non la barbetta. l'aveva detta. La mia barbetta, guardate che favola, c'è il sorriso nella barba. Allora, Andiamo avanti. andiamo C'è avanti. Mastro Agnello Colm. Si può utilizzare una percentuale di tipo 1 nella biga FAS? Se sì, in che Sì. percentuale? No, Allora, ho forse diceva capito, la farina tipo farina. 1. Come si chiama? Mastro Agnello Colm. Io lo Vabbè, so. Mastaniello, ascolta. Noi facciamo questa stessa ricetta, la utilizziamo quasi sempre con la nostra farina due priori, fatti vedere, la farina Siamo due a... No, priori. no, fatti Ci mettiamo faccia a faccia, vedere. perché l'etichetta è le due teste messe una di fronte all'altra. La farina due priori è una tipo 1 noi abbiamo fatto il 100% di C'è un tipo 1 grano. se la farina due priori, come la due priori, è fatta bene. Noi abbiamo fatto peggio cose, guarda, quella è una farina folle. Oh, non abbiamo fatto peggio È cose. peggio cosa perché abbiamo messo solo grani Ah, sulla italiani, farina. macinati a pietra, con il Germe. germe di grano, e crusche leggere. E Questa è una cosa sono molto grani carina. italiani, È non solo mi... grani italiani, ho detto, con le crusche leggere. Le crusche leggere hanno il beneficio di essere quella parte, diciamo, gli strati più interni, più vicini all'endosperma, e sono quelli più ricchi di acqua. Quindi quelli, diciamo, più soffici da masticare, più gradevoli al morso. Una volta che tu rispetti la quantità di crusca che è prevista dalla legge, tu puoi usare qualunque tipologia di crusca, quindi usare quella più leggera è sicuramente un indice di apprezzabilità, non voglio dire di qualità, ma Unica sicuramente di apprezzabilità. cosa forse
La domanda sua era anche in che percentuale, ricordati, basta che usi il calcolamix, devi avere una forza della farina intorno ai 80-300. Esatto. Quindi se utilizzi una farina integrale e che vai a mischiare insieme a una farina 00, ricordati che le due farine devono arrivare a un W di almeno 80-300. 280/300, quella è la farina ideale Quindi per una lavorazione corta, quella perché classica a 6 le ore. integrali sono sempre un po' più deboli, hanno sempre meno, quindi semmai userai una manitoba, che ne so, è una farina integrale. Ricordatevi, come ci è stato già chiesto, lo ripeto anche io, se fate la ricetta classica della biga fasta a 6 ore, 280-300 è perfetta. Se ci ficcate in mezzo il frigo e fate il frigo a 12, a 24 ore, bla bla, chiaramente Gli enzimi aumentate un po', lavorano. gli enzimi lavorano, quindi vi andranno a degradare il glutine, quindi mettetecene un po' di più, il che vuol dire una farina un po' più forte. Invece del 3, fate invece di 300, 330, se volete fare una 24 ore. Vai. C'è Diego che dice, ha fatto la biga fast con ottimi risultati, ha avuto solo un piccolo problema, un difetto, gli risultava molto elastica in cottura, ritirava parecchio. Cosa avrà sbagliato? La formatura dei panielli è più o meno standard. Può darsi che tu abbia usato una farina un po' troppo forte? Potrebbe essere quello. L'appretto corto. L'appretto corto la vedo un po' improbabile perché tutto sommato la formatura 80% poi Sì. la puoi estendere quando il panetto è raddoppiato, quindi alla fine i tempi saranno quelli. L'unica cosa che posso immaginare, o hai una mano particolarmente efficiente, e questa cosa cambia da persona a persona, quindi può essere benissimo che sia così, e quindi hai sviluppato molto il glutine con il risultato che ti sei trovato poi una struttura molto gommosa, oppure se non è così è per cui fondamentalmente ha funzionato di più la tua farina più Fai una forte. formatura più leggera. Sì. Allora, Massanello dice grazie perché lui vivendo in Germania si deve adattare con quello che trova, anzi fai le prove e facci vedere Faccio i vedere in Germania come risultati. si comportano queste Allora, farine. adesso ti dico, la domanda è quella di Mirella. La biga fast si può usare con la semola rimacinata? Con che accorgimenti? Lo sapevo che avrebbe fatto questa faccia, Mirella. Io la metterei solo in percentuale. Non lo so, perché non l'abbiamo ancora provato. Ti dico che sulla semola, dopo essere partiti da una condizione di sostanziale equivalenza, tanto così si comporta la farina di grano tenero, così si comporta anche la semola, siamo arrivati a scoprire un po' alla volta sulla nostra pelle Il che glutine non è proprio così non è che uguale. funziona. Non funziona. Tant'è che, per esempio, la semola non ha la misurazione del glutine col W. Non utilizzano l'alveografo di Chopin, ma misurano solo il numero di proteine, la percentuale di proteine. Però detto questo, che è marginale, non è importante, è che proprio si comporta in modo diverso il glutine. Per dirne una, non so se avete mai provato, ma provate a fare il nonid con la semola. Non funziona, amici miei. Vi ritroverete sempre il solito fango che andate a provare a fare le pieghe e vedrete che non funzionerà. In realtà si può ottenere il nonid allungando a dismisura i tempi. Il grano duro si chiama così perché effettivamente è più duro del grano tenero, quindi l'acqua impiega più tempo a entrare al suo interno, a bagnarlo, il che vuol Glutine dire che liscio. il glutine si forma in maniera più lenta. Insomma, è una procedura un po' più complessa. E, però parleremo a breve di questo perché in futuro, magari nei prossimi, vabbè, siamo quasi addirittura d'arrivo, però nelle prossime settimane noi faremo tante di quelle cose che voi non avete idea. Poi ricordo anche l'evento della focaccia. E ne parliamo, ma ci saranno. Va bene, l'ho visto che l'ho anticipato Rita, lo diciamo. Proprio la focaccia pugliese, dico proprio perché è fatta proprio di grano duro, sarà protagonista di una serie di eventi. Faremo un appuntamento per farla tutti insieme. La focaccia pugliese alta idratazione al 100%, che è una cosa spettacolare, buona e bella da vedere. Ma soprattutto buona, poi Buona, vedrete che buona. roba è qualcosa che sicuramente si pone allo stesso livello della pizza in teglia alla romana, minimo, secondo alcuni anche un po' più buona. Ma non è solo questo. A breve, nel suo vagabondare e andare a fare una serie di test, di prove, Francesco riproporrà quello che già lui è riuscito a ottenere, cioè una pizza napoletana con bassissima forza, Ma che dici? quindi No, una glielo pizza dire. napoletana Facciamo come si faceva 100
Cent'anni fa. Bravo, come si faceva 100 anni fa? Forse 200 allora, pure. Faccio una breve premessa che poi ripeteremo quando affronteremo questo tipo. Ragazzi, voi tutto ve la siete a mano, scusa. Mai, sì. Ve lo siete mai immaginato com'era la vita di un pizzaiolo del 600? Quando la pizza a Napoli ha cominciato a funzionare? Quando hanno cominciato ad aprire le pizzerie? Che stavano questi poveri cristi che lavoravano in condizioni, facciamo stare quali fossero. Ma immaginate come arrivava la farina. Arrivava la farina col sacco dei due priori, con le facce, lo stemma, con la scritta, quanto è il V, quanto è il contenuto in proteine, informazioni nutrizionali, scadenza, non c'era niente. Arrivava l'asinello, quando il fornitore era ricco, arrivava l'asinello che scaricava il sacco di farina che non si sapeva da dove veniva, non si sapeva che cosa conteneva, e il mastro pizzaiolo doveva fare le sue prove per capire come, in che condizioni si trovava, quindi aumentava, abbassava la idratazione. Quindi la forza, la vogliamo dire. Era assolutamente latente la forza, non c'erano grani fuochi. Bassissimo. Questo che vuol dire? Che lui sta cercando di ritornare un po' alle origini della pizza napoletana, e questa è una cosa bellissima. E perché ci sono riuscito, questo lo dobbiamo dire, perché ve lo faremo vedere. Lui si mette a fare la pizza napoletana col W170, che è la Barilla. Ora voi vi immaginate fare la pizza napoletana con la Barilla? È una bella pizza, non ha l'amaco perché 170, nessuno si. 170, però si non poneva, è malaccio. Non è malaccio, ma soprattutto è molto buona. E soprattutto ha tempi brevi di realizzazione, facile da fare in casa senza particolari macchine, appunto. E la cosa figa, lo devo dire perché l'adoro. È una frolla. Tu vuoi calcolare che col 170 si fa 170 W, ci si fa la frolla. La frolla qual è? Al morso fa sparisce perché è friabile. La stessa cosa la napoletana fatta così. E fa, questa è una grandissima. La metti in bocca, appena fatta che è calda, si scioglie, rimane sconvolto. Dici, ma non ho messo niente, diventa liquida, è pazzesca. E il giorno dopo, gommosità zero. Quindi è una pizza da mangiare, è una delle mie preferite, nonostante la biga fast, nonostante tutto, io la 170 con la W 170. Allora, mentre siamo in addirittura d'arrivo, vi raccontavo un po' le cose che faremo nei prossimi giorni. Fra l'altro, ricordate che noi la settimana prossima ricominciamo a impastare per i panettoni, il lievito naturale sta galoppando, ormai lo tengo in forza da molte settimane ed è in condizioni ottimali, ha dei profumi, sembra una, diceva stamattina Rita, appena si è già una brioche dal profumo, è proprio buono, effettivamente è proprio buono. Però oltre a fare tutte queste cose che noi abbiamo, diciamo, il piacere di fare, di proporvi, vista l'attenzione con cui ci avete seguito pure nel periodo estivo, che notoriamente è un periodo un po' morto, faremo appunto tutta una serie di incontri, e questa è cominceremo un'altra volta con i corsi in presenza. Rita, quando presenterai le date? Sto aspettando Pino Arletto che mi dà anche le sue, così faccio un'unica infornata. Sì. Quindi partiremo anche con i corsi in presenza, ci sarà da girare l'Italia e non solo, vi do una piccola anticipazione, ci è arrivata una richiesta da un paese assolutamente inattendibile, notoriamente strano, uno si immagina più le immersioni che non una bella napoletana. E comunque, insomma, abbiamo tutta una serie di attività bellissime che ci aspettano, quindi preparatevi, seguiteci e a breve speriamo di offrirvi di tutto. Dimmi, Rita. Aspetta, perché me ne sono... C'è ancora 10 minuti, no, okay, ecco, c'era, ho perso la domanda, comunque c'era un ragazzo che chiedeva, se non sbaglio, se era caputo cuoco, credo, e non lo trovo più adesso, ma va bene, non so. Mi pare che fosse un po' debole la cuoco. Sì, mi sembra anche a me un po' debole, intorno ai 2,40 se mi ricordo bene. Sei un po' al limite. Allora, tieni conto che tu con questa ricetta fast devi incordare un 80% e devi tenerlo per poco tempo, ma lo devi incordare bene, deve essere strutturato alla perfezione, non deve essere appiccicoso, non deve essere in condizioni di degrado, deve essere ottimo. Quindi abbiamo verificato l'ottimale come W è 280-300. Credo che la cuoco sia leggermente debole. Verifica un po', ma se dovesse essere... È difficile. Tu vai a sommare alla farina, un chilo di farina con un W di 300,
800 grammi d'acqua che c'è W0, quindi vedete banalmente che scende il W. Ecco perché si usa una farina un po' più forte, perché l'80 non è un 63 classico. Ah, ragazzi, mi ero dimenticato di dirvi una cosa. L'arrivato da poco è 303,20. Allora va Ah, più che benissimo. bene, più che bene, non c'è problema. Mi ero dimenticato di dirvi una delle cose che vi presenteremo nei prossimi giorni, a breve, insieme alla focaccia pugliese, quella alta idratazione. Vi darò una modalità di impasto che mi ha stupito persino me, che sono notoriamente avvezzo a modalità un po' veloci. Voi sapete che esiste la velocità di impastamento con la Ma non planetaria. puoi spoilerare così. No, no, Vedi, ancora non gliel'hai fatto voglio solo vedere. dire non come si fa, Ma sta ma vi dico spoilerando. cosa farò. Farò un'idratazione incordata al 100% di acqua con semola in poco più di 5 minuti. Ragà, Senza trucco e senza inganno. davanti ai vostri occhi, vi pubblicherò un video Totale. in cui vi mostrerò come è possibile ottenere questo risultato e quali sono le differenze rispetto a un'idratazione tradizionale che richiede 13-14 minuti circa. Questo a 5 minuti, ragazzi. 5 minuti e poco più. Una cosa Il bellissima. priore si mette a nudo, la tecnica. Sarà bellissimo, vedrete, sarà bellissimo. E c'è Paola che ha ricordato. Ti ricordi Antonino Esposito lo fece quella con la Ah, Barilla, no? brava Paola, bravissima Paola. Allora, noi abbiamo fatto tutte le nostre convention, le abbiamo fatte a Igea Marina, lo sapete, prima in un albergo, poi in un altro, ma siamo andati sempre in quelle di Igea Marina. Ho ricevuto una chiamata abbastanza importante che è stata rimbalzata. Una sola di tutte le nostre 9 convention, una soltanto non è stata fatta a Igea Marina e fu fatta ad Alassio, perché c'era Andrea che viveva ad Alassio, aveva buone conoscenze e riuscì a organizzare nella sua città una splendida convention dove partecipammo in parecchi. Vennero Antonino, venne Sergio Maria Teutonico, venne Cristina Lunardini, Maurizio Capodicasa. Capodicasa, vennero parecchi e si incontrarono persone che fra di loro non avevano molta dimestichezza, invece poi si sono, diciamo, hanno sviluppato anche una buona amicizia. E Antonino Esposito, io me lo ricordo quando impastò la pizza e fece una cosa che non avevo mai visto in vita mia. Parlava con noi, stavamo in un palazzetto dello sport, stavamo, te lo ricordi Paola? Stavamo sugli spalti seduti come gli spettatori di un incontro di pallacanestro. Scusate, eh. Spiega che Francesco fa pure la reperibilità. Capito perché ha dovuto fare la bicafasta? Perché c'hai i problemi, questo ragazzo, c'hai i problemi proprio. E mi ricordo, Paola, te lo ricorderai pure tu, che noi stavamo su questa bellissima spalto di questo palazzetto dello sport e giù c'era Antonino che aveva fatto l'impasto a mano con la farina Barilla e la faceva, la allargava tenendola sospesa da un bordo del cornicione e facendo cadere tutto il velo sotto. Questo velo, a furia di farla saltare e ruotare, continuava ad allargarsi fino ad arrivargli oltre le ginocchia. Fu una cosa abbastanza mostruosa vedere Antonino che lavorava in quel modo. Grande professionista che spero di salutare di persona di qui a breve. Quindi abbiamo fatto questo evento già a suo tempo, adesso però Francesco la riproporrà in maniera un po' più strutturata e quindi vedrete che si possono ottenere questi risultati incredibili. Più Io sto rientrando, più strutturata, la faremo da zero, faremo anche l'impasto e lo faremo con Nonid, io faccio a mano, a mano vi come farò avete vedere detto. come impasto io con Nonid, che ho una tecnica un po' diversa che già Ettore ha mostrato, un Nonid un po' più veloce perché l'obiettivo mio è quello di lavorare il meno E possibile. sono le 8 meno 5, quindi cari amici, noi adesso vi salutiamo, vi ricordiamo che questa puntata, come tutte le altre, verrà rimbalzata anche su YouTube perché possa essere poi vista da quelli che non hanno potuto presenziare, che hanno interesse a vederla anche un po' dopo, e quindi noi ve la riproporremo a breve. C'è un'altra domanda, mi pare? No, no, No. no, cioè, infatti, ho avuto tanta difficoltà col cellulare a scorrere in ordine i commenti, quindi Ah. magari finita la diretta poi vai a rivedere. Sì, Devi rispondere. andremo sul media a cercarci questo. Siete tantissimi, vi do un bacio a tutti quanti, vi conosco praticamente tutti. È bello. È bello che si ricominci, è bello che si ricominci, ragazzi. Io trovo nell'impasto una grande valvola di sfogo per affrontare la parte
un po' più oscura della giornata, quella in cui ci sono le bollette, ci sono i problemi, ci sono i corri-corri, le Questo periodo è un difficoltà. dramma. Però c'è anche l'entusiasmo del cominciare di nuovo un nuovo anno insieme. Quindi, ragazzi miei, grazie della vostra vicinanza, grazie per partecipare, grazie a Francesco Priori che sta qua vicino a me, che ha inventato questa cosa. Quindi, Grazie grazie a Rita che è sempre qui presente, sta facendo la ola da sola, un'intera ola. Mitica Rita, la nostra speaker. La nostra speaker, ragazzi, è ufficialmente ufficialmente la la speaker. speaker. Stai stavolta dietro le quinte. Quindi proprio speaker. Basta, salutiamo. Salutiamo speaker e non, ragazzi. Arrivederci, grazie di tutto. Mercoledì prossimo. Mercoledì Mercoledì prossimo, prossimo. non so ancora che cosa affronteremo Allora, mercoledì se non prossimo. sbaglio, il 18, che dovrebbe essere, credo domenica, forse c'è l'evento quello della focaccia pugliese, col beneficio del dubbio perché non mi ricordo la data. E poi c'era un'altra cosa, ah, anche quella cosa che dicevo io, forse della farina, se vogliamo. Ah, sì, vi anticipo. No, non vi No, non anticipo. si dice. Si è spoilerato troppo. Spoilerato troppo. Ragazzi, buona serata a tutti. Ciao.